che ci sono tante ragazze che questa settimana saranno protagoniste assolute e non ho sentito però troppo bene. No, come... infatti, facciamo sentire. 1, 2, 3, Village Gimoba! Un po' meglio. Leni presenta le finali nazionali Under 19 di basket femminile, trofeo Vittorio Tracuzzi, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Ci sono tantissime società, 16 società che prenderanno parte a queste finali e prenderanno anche parte a tutti gli eventi collaterali che sono stati organizzati qui al Gimoba Village. C'è stato un corteo a partire dal centro di Battipaglia, a partire da Piazza Mendola, una bella sfilata, devo dire, l'abbiamo seguita. Una bella sfilata, una grande soddisfazione anche per la Polisportiva Battipagliese e vorrei subito fare un grosso applauso alla società Polisportiva Battipagliese che ha consentito di fare tutto ciò. Battipaglia di sabato sera con questa bellissima giornata è stato davvero straordinario. E allora andiamo subito con le presentazioni, anche perché avremo da presentare tutte le squadre, avremo da parlare di tutto ciò che accadrà nel villaggio Gimoba, perché non ci sarà soltanto il momento dedicato al basket e quindi a questa settimana di partite davvero eccezionali, ma anche il momento dedicato al divertimento e agli spettacoli che saranno. Si sposano bene. Sì. I Comminuet dopo. Dopo ci sarà il gran concerto, quindi saremo pronti anche per divertirci stasera e ci divertiremo ovviamente e saremo contenti di presentare tutte le società qui sul palco. Prima però i saluti istituzionali sono doverosi. Chiamiamo sul palco subito Giancarlo Rossini, presidente PB 63 Lady, che fa gli onori di casa, ovviamente accolto dall'applauso dei tanti sportivi qui presenti. Buonasera. Buonasera Giancarlo, benvenuto insieme con te che fai da padrone di casa. Io vorrei subito chiamare la commissione e quindi fai i primi saluti generali, va bene? Vabbè, io volevo ringraziare, penso che è obbligatorio, due persone. Prima al Comitato Regionale Campano che ha appoggiato a pieno la persona del Presidente Manfredo Fucive e il Professore Gianni Del Franco, che all'inizio di ottobre abbiamo iniziato scherzando di organizzare queste finali e oggi ci troviamo qua. Un grazie va anche alla Federazione Italiana Pallacanestro, nella figura della dottoressa Angela Orbini, che è Presidente del settore giovanile e femminile, perché ha creduto in noi, ci ha dato questa importante manifestazione che noi cercheremo di onorare al meglio, cercheremo di fare tutti gli sforzi possibili affinché questa manifestazione possa andare bene e la federazione possa essere contenta di quello che Battipaglia è riuscita a fare. Un saluto particolare anche alle 15 delegazioni che hanno raggiunto questi finali nazionali, quindi va il mio personale non ringraziamento, però congratulazioni per essere qui. Permettetemi solo di fare un saluto, un ringraziamento e un in bocca al lupo a tutte le squadre, giusto che devo dire che le vedi nostre che penso che saranno pronte per cercare di dare un'altra pagina importante a questa città di Battipaglia. Io ringrazio e vi saluto. Grazie Giancarlo Rossini. Grazie Presidente, grazie Giancarlo, e adesso noi siamo pronte e voi. Questa è la PB 63 Lady Battipaglia, la foto di rito l'abbiamo fatta, la consegna della maglietta, la medaglia e al Gimoba Village ufficialmente possiamo aprire le danze, ovviamente in regia tra poco saranno pronti con la musica. Noi andiamo avanti perché dopo tutte le squadre c'è il rush finale di questa nostra presentazione. Vogliamo sentire tipo un applauso conclusivo finale, un'ovazione per le 16 società che abbiamo già presentato. Fatevi un grande applauso. In bocca al lupo ovviamente a tutte le ragazze e tutte le atlete, che sia una settimana di sport, di fair play, di divertimento e ovviamente che vinca il migliore. Sicuramente lo sport deve vincere su tutto. Noi andiamo avanti perché ci sono dei saluti importanti. Presidente del settore giovanile nazionale femminile, Angela Albini. Buonasera
al presidente Angela Albini che ci raggiunge sul... di grande passione e soprattutto una settimana di fratellanza.